Integrare le STEM con le discipline umanistiche e artistiche è una relazione non innovativa, alla fine c'è sempre stata, se ci si pensa anche alle illustrazioni scientifiche, quella di anatomia, c'era sempre un forte legame. Per quello è veramente importantissimo di reintegrare questa relazione tra le STEM e le discipline umanistiche, non solo per le arti visuali, ma anche per promuovere altri legami, anche le capacità di comprendere meglio le discipline scientifiche e farli diventare anche più comprensibile per ragazzi che inizialmente pensano che la matematica o la chimica sia troppo difficile e per loro è una materia che proprio non riescono mai a capire. Se invece si inizia di cambiare la chimica in uno spettacolo teatrale dove si mette in scena con un embodiment la diffusione tra le membrane con i ragazzi, così alcuni aspetti diventano anche più accessibili, perché loro a questo punto vedono che la chimica o la biologia o la scienza se per sé non è complicato, che anche loro lo possono fare. In più il legame per esempio anche con l'arte ha un aspetto importantissimo, perché l'arte per sé era sempre una disciplina della creatività, e la creatività, anche se spesso sembra molto lontano, è fondamentale anche per lo scienziato, per risolvere problemi, per trovare vie alternative, per scoprire cose nuove. Insegnare gli STEM a scuola è fondamentale di integrare anche aspetti del mondo reale, non solo i problemi del mondo reale come il riscaldamento globale, ma anche come le attività in classe poi sono legate a attività e lavori reali nel mondo delle STEM. Per questo è indispensabile o auspicabile, quando si inizia un progetto STEM a scuola, di pensare anche di invitare esperti esterni, magari di un'azienda vicina che lavora sulle stesse tematiche, fare un webinar con un scienziato dell'università o di far uscire ragazzi e visitare un luogo di lavoro dove vengono fatte, diciamo, sperimentazioni simili a quelle che loro stanno facendo in classe. Ma questo non solo per gli studenti della secondaria, ma anche già per gli studenti della primaria, perché così non si va non solo anche contro il divario di genere, che anche la ragazza a questo punto vedono, ci sono altre donne che lavorano nelle STEM, che non è un mondo riservato solo maschile, ma loro, andando alla scoperta del mondo del lavoro, possono essere incuriositi e a questo punto scoprire cose a quale prima anche l'insegnante non ha pensato e aprire altre discussioni.